Se pensate che la vostra vita sia ripetitiva e noiosa e che magari preferireste essere una star, beh, consolatevi, perché anche le stelle del mondo dello spettacolo forse avrebbero voluto fare altro. Cos'è quella faccia? Non ci credete? Guardate. Cosa avrebbe fatto Caterina Guzzanti se non avesse scelto questo mestiere? La biologa. Perché la biologa? Che mi piaceva la biologia, forse veterinaria. Perché non hai portato avanti? Avrei dovuto, dici. Ballo, ballo, ballo da capogiro, ballo, ballo, ballo senza respiro. Io non so se faccio parte del mondo dello spettacolo. Io essenzialmente non volevo lavorare e quindi ci sono riuscito. Avrei fatto l'insegnante d'inglese, che è una cosa che ho fatto in realtà, perché ho fatto delle supplenze d'inglese. Però poi dopo niente, la mia strada era questa. Avrei sicuramente fatto l'avvocato, seguendo le orme di mio padre. Hai studiato anche per... No, mi sono iscritta ma non ho mai fatto niente. Nemmeno un esame? Neanche un esame, vergogna. Mi farei il contadino volentieri, mi piace molto coltivare la terra, penso sia la cosa più bella. Infatti ho un orticello dove coltivo cavolfiori e finocchietti. Forse avrei fatto il vigile a Piazza Venezia, perché sarei stato comunque al centro dell'attenzione. Avrei fatto qualcosa che mi metteva sempre comunque in rapporto alla gente. Rappresentante anche, che l'ho fatto. L'hai fatto? L'ho fatto anche, infatti. Rappresentante di che? Va, di mobili, dei materassi. Avrei lavorato nel turismo, forse. Avrei cercato un lavoro in cui viaggiare il più possibile. Operatrice turistica? Forse sì, non lo so se poi... Se viaggiano tanto, perché io le dico sempre, ah che bello, fai l'operatrice turistica, si dice sì, sono sempre sul Mar Rosso, no? Non si muovono poi da lì. Siccome sono un amante dell'odore dei libri, mi piacciono tanto i libri, li compro, li sfoglio, proprio è una cosa, li odoro, quindi forse un negozio che vende libri, che vende musica, sai questi negozi un po' polivalenti, no? Dove puoi andare a prendere l'aperitivo, ascolti musica, ti compri un disco, leggi un giornale, compri un libro. Mi diverte molto la tua domanda, perché in genere dice che fai lavori in un'officina, ma c'hai un sogno nel cassetto? Sì, vorrei fare l'artista. È un artista, dici qual è il tuo sogno nel cassetto? Vorrei fare il dentista, l'architetto, vorrei fare il medico. A volte ti dico, ma io vorrei fare un lavoro vero, un medico che poi è... No, in realtà già questo lavoro di per sé è talmente che ti porta a sognare, a lavorare con la fantasia, con le emozioni, con le cose che veramente i sogni nel cassetto sono impiegato alle poste, oppure il mio sogno nel cassetto è fare un orto. Io ho fatto le magistrali, mi piace tantissimo stare con i bambini e credo che avrei fatto la maestra, sì. Io stavo studiando per fare la carriera diplomatica, volevo fare il concorso al Ministero degli Esteri, poi mi sono ritrovato a lavorare in televisione. Facevo il rappresentante di prodotti per dentisti e odontotecnici, tipo nel 95-96. Era un mio grande amore la gastronomia, ma comunque avrei dovuto diventare una raccioniera, per cui sono raccioniera, per cui avrei dovuto fare qualcosa molto ben diverso di quello che sto facendo. Oddio, mi sarebbe piaciuto fare il comandante della Marina. Appunto, mio nonno era un comandante della Marina e mi sarebbe piaciuto molto. Mi sarebbe piaciuto occuparmi di decorazione, di carte, dipingere tessuti. Io pensavo proverò in accademia, proverò a Milano, non avrei provato moltissimo, a un certo punto avrei optato per l'università e avrei sicuramente fatto medicina. Iniziavo con lo sport perché sono diplomato all'ISEF di Roma, che era l'Istituto Superiore di Educazione Fisica, che ora ha cambiato nome e si chiama IUSM perché è diventata l'università dello sport. Da piccola veramente volevo fare la spazzina, proprio quella, sì, proprio perché le scope di Saggina, quelle... Quelle, sai, tutte piegate, no? Quelle mi hanno sempre attratto. E spazzare le foglie nei viali d'autunno con la scopa di Saggina, poi con la pala mettere nel bidone, quello proprio sarebbe il mio massimo.